Ben ritrovati tutti gli amici telespettatori. A tenerci compagnia in questo nuovo collegamento il sindaco di Castelnuovo Cilento, Eros Lamaida. Sindaco, benvenuto. Grazie per l'invito, buon pomeriggio a tutti. Allora, sindaco, ormai diciamo un anno fa esattamente l'Italia entrò in lockdown. Sembra, cioè, è passato davvero diverso tempo, eppure sembra quasi come fosse avvenuto ieri. Io vorrei proprio ricollegarmi a questa tematica con la prima domanda che mi piacerebbe porle, ovvero si può illustrarci, si può illustrare me a tutti quanti gli amici da casa, qual è la situazione attuale nel comune proprio di Castelnuovo Cilento riguardo il numero di contagiati da Covid-19? Attualmente sono in isolamento quattro nostri concittadini che sono positivi appunto al Covid-19, stanno bene, e per cui diciamo la situazione è sicuramente sotto controllo, si può dire tranquillamente. Sono monitorati strettamente da noi, dal medico di base, noi come con la polizia municipale, in particolar modo con Bruno Ridolfi, li seguiamo, portiamo i farmaci. E niente, siamo sotto controllo e stiamo monitorando la situazione. Sindaco, quali iniziative particolari sono state assunte nel suo comune in favore dei nuclei familiari interessati da contagi da Covid-19? Abbiamo recentemente fornito i saturimetri a tutte le persone che con patologie pregresse erano affette da Covid. Abbiamo tutti i buoni spesa, abbiamo fatto di tutto di più per poter garantire i buoni spesa governativi e regionali a tutte le persone del nostro comune che erano per le condizioni per il Covid non potevano lavorare, erano in grossa difficoltà lavorativa. Abbiamo quelle affette da Covid, le persone affette da Covid, sicuramente siamo stati sempre vicino, nel senso con l'USCA, col Dipartimento di Prevenzione di Vallo, del San Luca di Vallo, che ringrazio, sempre stretto contatto sia per quanto riguarda i tamponi, sia per quanto riguarda organizzare le visite domiciliari delle persone Covid positive. Perché noi, come tanti altri comuni, abbiamo istituito un COC, un centro operativo comunale, che strettamente segue queste persone, questi nostri concittadini. Abbiamo i vigili ambientali, insomma abbiamo tutto un corteo di persone, consiglieri comunali, dipendenti comunali, che sono, come dire, alle prese sempre con questa pandemia e quindi con le persone particolarmente colpite. Allora, sindaco, mi piacerebbe prendere in esamina un bel post molto recente che ha condiviso davvero pochi giorni fa, nel quale lei si rivolge alla sua comunità con questo post su Facebook, nel quale richiama a una, diciamo, una deliberazione del Consiglio Comunale riferita ad una nuova ipotesi progettuale di collegamento alta velocità Salerno-Reggio Calabria. Potrebbe meglio spiegarci di cosa si tratta? È uscita fuori abbastanza improvvisamente una nuova ipotesi progettuale che collegherebbe direttamente Napoli alla Basilicata e alla Calabria, quindi alla Sicilia, bypassando stesso Salerno, bypassando stesso Battipaglia e quindi tutto quanto il Cilento. Questa nuova ipotesi progettuale di alta velocità va contro un progetto già presentato 3-4 anni fa e che invece chiaramente passava sull'attuale, sostanzialmente passa per Ogliastro poi va direttamente a Sapri, quindi non saltava né Salerno né tantomeno Battipaglia né tantomeno tutta l'area interna e tutta la costa del Cilento, per cui diciamo che questa nuova ipotesi progettuale sarà pure più veloce, dicono, che garantirebbe Roma-Calabria in circa tre quarti d'ora in meno rispetto all'ipotesi dell'alta velocità, quella che già conosciamo. Però naturalmente non è sostenibile da parte nostra.
sarebbe avvantaggiato sicuramente il ballo di Diano e siamo tutti quanti contenti, però sarebbe penalizzato tantissimo il Cilento, ripeto, la parte costiera che è immensa nelle sue bellezze, parlo di Capaccio Vestum, parlo di Velia, parlo di Acciaroli, parlo di Castellabate, parlo di Asce, parlo di Pisciotta, parlo di tutta una costa importantissima e di aree interne tanto importanti, per cui bisogna cercare sicuramente una soluzione di sano compromesso, ma sicuramente la nuova ipotesi progettuale non la sostengo nel modo più assoluto. Sindaco, per concludere, per salutarci, qual è l'appello, qual è il messaggio che vuoi lanciare a tutti quanti i telespettatori riguardo questa situazione appunto pandemico emergenziale con cui siamo costretti a vivere ormai da tanto tempo? Io faccio un grosso in bocca al lupo ai ragazzi, a voi ragazzi, alle ragazze, ai bambini, alle bambine che sono i veri eroi di questo anno maledetto di pandemia drammatico e che ci vede tutti quanti coinvolti, naturalmente. Dobbiamo essere uniti, come ha detto Draghi, il nostro Presidente del Consiglio, uniti, perché soltanto uniti possiamo cercare di, possiamo uscire da questo maledetto momento. Naturalmente il mio auspicio è che le vaccinazioni vengano estese più presto a tutte quante le categorie. Come comunità di Castelnuovo Cilento siamo apertissimi a mettere a disposizione tutti quanti gli spazi pubblici comunali per consentire di vaccinare le persone. Abbiamo spazi molto ampi, siamo a disposizione per dare una mano a tutti. Va benissimo, Sindaco. Allora io la ringrazio, grazie mille per la disponibilità e la rimando a un prossimo appuntamento. Grazie a te, Francesco Pio, per l'invito e un saluto a tutti quanti gli spettatori.